Hai mai sentito parlare di pre o ripigmentazione del fusto? Si tratta di una tecnica che permette la ricostruzione del colore su chiome molto chiare o che hanno perso il loro pigmento naturale a causa della decolorazione con tinte e schiariture. Ciao e benvenuta, sono Rosalia, da 10 anni al tuo fianco per far fiorire i tuoi capelli con il potere della natura. Immagina i tuoi capelli come un tessuto. Se è stato troppo sbiancato o danneggiato, le fibre si aprono e perdono la loro pigmentazione naturale. La ripigmentazione è un processo che consiste nel riempire queste fibre con pigmenti vegetali, restituendo così ai capelli il loro colore e la loro vitalità. Detto però in parole semplici, ripigmentare significa esattamente che andiamo a riempire lo stelo con pigmenti vegetali che costruiscono l'altezza di tono ideale per la tonalità finale desiderata. Ma ora scopriamo insieme come eseguirla al meglio e soprattutto quando bisogna ripigmentare i capelli bianchi o decolorati. Se i tuoi capelli sono stati schiariti, allora il fusto potrebbe risultare svuotato, decheratinizzato e molto poroso e allo stesso tempo tenderà a perdere velocemente il colore. La ripigmentazione lo ristruttura e lo riempie di pigmenti naturali, donando loro in seguito un colore più duraturo e uniforme. Nel caso in cui i tuoi capelli bianchi siano tantissimi o robusti e a bassa porosità, si parla di prepigmentazione, procedimento che aiuta a preparare il capello a ricevere il pigmento vegetale, garantendo un risultato uniforme e duraturo. Ma cosa usiamo per fare la ripigmentazione o la prepigmentazione? Ovviamente la lausonia oppure un mix contenente appunto la lausonia. La sua particolarità è quella di legarsi al fusto e di stratificare su di esso. Proprio per questa sua caratteristica ci aiuterà nel nostro lavoro di ripigmentazione. Le prime applicazioni tuttavia possono risultare problematiche in base a come ha preso la decolorazione sul fusto che andremo a trattare. In alcuni casi la lausonia può faticare addirittura a colorare in maniera uniforme e può perdere molto pigmento durante i lavaggi scaricando tantissimo colore. La ripigmentazione è anche un modo per prenderti cura dei tuoi capelli perché li rende più resistenti e meno soggetti a rotture. Il colore ottenuto è intenso e luminoso e i capelli appaiono più forti e sani. Ricordati però che ogni capello è diverso e potrebbe richiedere un trattamento personalizzato anche in base alla tonalità finale desiderata. Se non sai da dove iniziare, ti ricordo che puoi sempre contattarmi via email che ti lascio nella didascalia del video per una consulenza personalizzata. Se il video è stato di tuo gradimento, grazie se vorrai lasciare un like e ricordati soprattutto di iscriverti al canale. Ci vediamo settimana prossima.